Passeggiando tra gli stand del Mobile World Congress di Barcellona, nell'angolo Android, ci saltò all'occhio una sfilza di dispositivi del robottino verde sui quali era installato un certo Frag Pro Shooter, apostrofato come il gioco del momento. Da quel giorno lo stiamo giocando ininterrottamente e basta passare anche solo 2 minuti in sua compagnia per capire perché è il gioco del momento. Prende praticamente molti, moltissimi elementi dai giochi di successo e li frulla in una formula che, nonostante tutto, riesce a offrire un qualcosa di nuovo, di inedito sul panorama mobile. Si tratta di uno sparatutto online testa a testa, in cui due sfidanti scatenano in campo 5 unità. Ogni giocatore assume il controllo di una tra queste, mentre le altre saranno delegate all'intelligenza artificiale. Lo scopo? Ridurre a zero l'indicatore della squadra avversaria. Come si fa? Distruggendo prima i due bunker della base nemica e poi il nucleo, sparando agli appositi bersagli. Anche sconfiggere i rivali riduce l'indicatore della squadra avversaria. Lo spessore strategico è minimo e deriva dalla possibilità di poter indirizzare i propri compagni verso un obiettivo per difenderlo o attaccarlo. Quando una delle 5 unità esaurisce i punti vita, potrete guidarne un'altra e nessuno vi vieta di cambiare personaggio al volo durante la partita, semplicemente aprendo la mappa. Il tutto è regolato da un sistema di rinascita abbastanza celere, insieme ad un tempo del match che si attesta sui 3 minuti, perfetti per la fruizione mordi e fuggi. La vita poi non è autoricaricante, potrete raccogliere i medikit per recuperarne un po', mentre per quanto riguarda la dotazione, ogni eroe vanta un'arma e un'abilità. E la visuale può essere in prima o in terza persona, a vostro piacimento. Lo sparo invece è automatico e funziona abbastanza bene, ma dovrete entrare nelle dinamiche del gioco per iniziare ad apprezzarlo a dovere, fermo restando che il fulcro delle sparatorie rimangono i colpi alla testa e il posizionamento. Comunque, ad ogni partita vinta potrete portarvi a casa uno scrigno di rarità casuale, il cui sblocco è legato al tempo, proprio come Clash Royale. E proprio come Clash Royale sarà possibile ottenere nuove carte per sbloccare nuovi eroi e potenziare quelli già sbloccati. E qui iniziano ad emergere i primi problemi. Frag, essendo free to play, calca la mano con la monetizzazione, tra gemme, casse premium e persino pass stagionali. Per carità, può essere affrontato senza tirar fuori un euro, ma i costi delle valute sono a dir poco proibitivi e il flusso di ricompense non è proprio generoso, anzi. Eppure il gioco continua a ingolosire non solo per la sua deliziosa mistura di generi, ma per la quantità di eroi giocabili. Se ne contano già più di 30, ciascuno con un'arma specifica e un'abilità attivabile a cadenza regolare, insieme ad una infornata di statistiche che faranno la gioia di chi ama le variabili. Peccato che la poca profondità strategica non permetta l'impiego di grandi piani tattici, anche a causa dell'intelligenza artificiale piuttosto elementare. Ed è per questo che alle volte non riuscirete a muovervi come avreste voluto, non riuscirete ad avere il controllo totale delle partite, tanto da giustificare l'eventuale sconfitta. Tra l'altro, al momento troviamo nel pacchetto una sola modalità e una sola mappa, un po' poco in termini di contenuti. D'altra parte, l'estetica ci ha colpiti. Non è particolarmente originale, ma i personaggi sembrano usciti dai cartoni animati di un tempo, quelli della domenica mattina. Non brillano in quanto a carattere, eppure sono molto diversi tra loro e sarete in grado di trovare i vostri preferiti senza molta fatica. Nutriamo però qualche dubbio in merito al bilanciamento. Alcuni sono molto utili, specie quelli con grande mobilità, e altri troppo situazionali, e se date in pasto all'intelligenza artificiale rischiano di essere praticamente inutili. Quindi, ricapitolando, Frag è un frullato di ciò che c'è di buono del videogioco su smartphone e lo mischia con una parte del brutto. È un miscuglio di generi che deve molto ai successi presenti e passati, sia nello stile che nella monetizzazione da supermercato. Ma l'interpreta a modo suo, in un piccolo succoso passatempo che riesce a mantenersi in piedi da solo. Non tutti i giochi mobile devono essere super competitivi, e Frag trova del divertimento negli eroi, trova un aspetto collezionistico che è indubbiamente spassoso. Però, beh, state solo attenti al portafoglio. E qui è tutto per questa video recensione. Un saluto da Giorgio Palmieri per Smart World Gaming.